Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, oggi tra le mie mani un prodotto un po' particolare che molti di voi utenti non si aspetterebbero di vedere sul nostro canale. Come ho già spiegato, noi siamo TecnoAndroid, tecnologia e Android, quindi ci piace recensire quanti più prodotti possibili e per questo motivo abbiamo deciso, dopo aver provato la stragrande maggioranza degli smartwatch sul mercato, da quelli dei produttori più blasonati a quelli magari un po' meno famosi ma comunque performanti, almeno parlo per alcuni, abbiamo deciso di provare anche l'Apple Watch, anche solo per dare un nostro punto di vista sul concetto di Apple di orologio intelligente. Ora andremo a eseguire un breve unboxing del prodotto e avremo un primo contatto. Noi abbiamo la Sport Version, chiaramente in rosa perché l'ho scelto io. Dopodiché lo testeremo approfonditamente per un po' di giorni e vedremo il nostro punto di vista. Come al solito cercheremo di essere il più obiettivo possibile. Bene, ora non ci resta che andare a eseguire un veloce unboxing e poi Apple Watch al polso. Bene amici TecnoAndroid, sotto la nostra lente Apple Watch Sport Version. Andiamo a eseguire un breve unboxing e un primo contatto col dispositivo prima di testarlo appunto approfonditamente. La scatola come al solito è la classica dalle linee semplicissime di Apple. Qui c'è qualche informazione sulla versione di Apple Watch che ho scelto io, la sportiva con cinturino in silicone rosa. E sotto, come al solito, qualche informazione veramente basica e qualche codice qua e là. Andiamo ad aprire la confezione, ok. Io vi anticipo che ho già tolto la protezione iniziale solo e semplicemente per verificare l'integrità del prodotto. Non sarebbe stato il massimo in unboxing se avessimo trovato qualche problema al dispositivo, quindi ho eliminato subito quell'eventuale problematica. Confezione molto elegante, sono veramente pochi gli smartwatch che hanno confezioni così grandi, in genere sono tutte piccoline e il dispositivo è messo già col cinturino piegato. Invece qui la confezione, forse troppe confezioni, è molto molto grande. C'è il porta orologio che consente all'orologio, ecco, di stare disteso, se si può utilizzare per un oggetto quel termine, però va bene, ok, lo apriamo un attimo. Ok, l'Apple Watch davanti a noi, lo andiamo a vedere fra un secondo. Qui c'è un'ulteriore protezione scamosciata per il dispositivo, come al solito per quanto riguarda i suoi prodotti e il packaging in certe occasioni Apple esagera un po', li tratta come se fossero davvero degli oggetti chissà quanto costosi. Effettivamente questa è la versione più economica, la Sport Version, siamo intorno alle 450 euro, però c'è anche la versione Gold che non credo testeremo mai né noi né in alcun blog, è difficile perché costa intorno ai 10.000 euro. Qui ci sono le istruzioni del caso, tutte belle sistemate. Questo non l'avevo visto, lo vedo insieme a voi. Suppongo che sia una prolunga, più lunga, sì, del cinturino, infatti, è la taglia ML. Non so quale sia quella già montata, suppongo che sia più piccolina. In recensione saprò comunque dirvi meglio. Ok, allora, poi abbiamo carica batterie da parete per attaccare il dispositivo, poi un lunghissimo cavetto che alla fine termina con la placchetta dove andrete ad appoggiare l'Apple Watch e si ricaricherà la batteria. Andiamo subito a guardare il terminale, il dispositivo. Ok, perfetto. Togliamo le plastiche iniziali, questa è sempre la parte più divertente quando si acquista un prodotto nuovo. Questa? Oh, eccola. Ok, allora, qualcosa a livello estetico prima di avere un primo contatto diretto con lo smartwatch. Abbiamo, per la Sport Version che stiamo testando noi, abbiamo un'altezza di 38,6 mm, una larghezza di 33,3 mm e una profondità di circa un centimetro, siamo a 10,5 mm più o meno. La cassa, perdonatemi, pesa intorno ai 25 grammi. I due tasti fisici, gli unici due tasti fisici sono questo qui, che peraltro è anche in grado di ruotare, e questo per accendere e spegnere il dispositivo.
Per quanto riguarda la cassa, la cassa è realizzata totalmente in alluminio, ci sono i sensori in bella vista sotto, il cardiofrequenzimetro in particolare, e per quanto riguarda il display principalmente siamo davanti a un Retina AMOLED da 1,3 pollici e risoluzione di 272x340 con densità di pixel tipica dei display Retina abbastanza alta, siamo sui 290 ppi. Il dispositivo è dotato di force touch, quindi riconosce l'intensità della pressione, lo stesso force touch o 3D touch che abbiamo scoperto su iPhone 6S in questi giorni, e Taptic Engine, ovvero quelle particolari vibrazioni che vengono rilasciate quando si ricevono notifiche, però le vibrazioni vengono rilasciate da qualsiasi smartwatch che riceve notifiche, ma anche alla pressione del display. La protezione è in vetro Ion X. Dovrebbe essere una protezione ancora più forte, ancora più sicura, ecco, dei Gorilla Glass, ma anche degli Scratch Resistant Glass. Ci sono state delle prove che sono state eseguite e pare che sia una protezione contro graffi davvero molto molto potente. Per quanto riguarda invece il resto, l'hardware particolarmente, il processore è un single core a 32 bit Apple S1, invece la memoria RAM è di 512 MB, mentre quella interna è da 8 GB. Se Apple vince con la quantità di memoria interna, perché sono 8 GB, onestamente non vince tanto per quanto riguarda invece il processore, perché comunque noi siamo abituati a smartwatch Android con processori quad core all'interno. Comunque sappiamo le politiche di Apple, ancora adesso monta processori dual core sui suoi smartphone e tablet che sono comunque performanti. Chiaramente dipende dai gusti di ogni utente quale sistema operativo scegliere, però sarebbe una falsità, un'ingiuria dire che i processori dual core rendono gli smartphone Apple lenti, perché comunque non è così. Magari la stessa cosa è per l'Apple Watch, io non l'ho mai provato, lo testerò praticamente insieme a voi. Cardiofrequenzimetro integrato nel dispositivo, accelerometro e giroscopio, microfono, cassa altoparlante, quindi è possibile rispondere al telefono, suppongo, non l'ho mai utilizzato, ripeto, direttamente dal terminale. Connettività Wi-Fi e Bluetooth per interfacciarsi con il dispositivo e batteria integrata da 205 mAh che dovrebbe garantire, a detta di Apple, circa 18 ore di utilizzo continuo, quindi più di una giornata. Vedremo con il solito modo che ho io di testare, ovvero spegnere di notte lo smartwatch, vedremo quanto riuscirò a fare effettivamente con una singola ricarica. Per quanto riguarda il cinturino, abbiamo poi un cinturino in silicone per la versione che abbiamo scelto noi, colore scelto sempre dalla sottoscritta, che praticamente si aggancia in questo modo e poi si va a richiudere. Suppongo di non aver bisogno della prolunga, sebbene io non abbia proprio il polso più stretto che ci sia in giro, insomma. Allora, il dispositivo infine è resistente alla certificazione IPX7, quindi è resistente in teoria a immersioni fino a un metro e per non più di 30 minuti. Ovviamente io sconsiglio sempre le varie prove di varie docce o immersioni in acqua, anche perché comunque se mai dovesse capitarvi di immergerlo in acqua salata, sempre meglio subito dopo sciacquarlo sotto l'acqua corrente. Questo vale per tutti i dispositivi dotati di certificazione IPX o I7 o IPX67, sono dispositivi impermeabili, non subacquei, ci tengo sempre a fare la differenza. Andiamo a fare la prima accensione del dispositivo. Ovviamente non lo configureremo adesso perché i tempi sono abbastanza lunghi, vediamo giusto quanto ci mette ad avviarsi. Allora, spero di non dovervi fare intrattenimento intanto che si avvia, perché ci sta mettendo un po', suppongo e spero che sia perché è la prima accensione. Il sistema operativo, intanto vi anticipo che Watch OS, non so se già è stato preinstallato, dipende dal lotto di produzione Watch OS 2, oppure dovrò eseguire un aggiornamento non appena la configurazione del terminale sarà terminata, ecco appunto. Ci mette un pochino ad avviarsi. Bene amici di Tecnoandroid, facciamo così, non vi annoio oltre perché ci sta mettendo veramente il suo tempo, suppongo che sia perché è la prima accensione che faccio del terminale, magari dopo non succederà questo. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla video recensione completa fra qualche giorno. Ciao a tutti e grazie!